State zitti. Giovanni, vuoi fare Gurnatalla tu? Finalmente era arrivata la festa della primavera che segnava anche l'inizio del nuovo anno. Come ogni 21 di marzo, il villaggio era in fermento. Tutti si facevano gli auguri. In ogni casa si preparavano banchetti e le cornie. Grandi e piccoli indossavano i loro abiti migliori. Nella piazza del paese si teneva come sempre il grande mercato di Capodanno. Le strade erano piene di gente che passeggiava e sorrideva e i richiami dei negozianti si rincorrevano nell'aria. Anche Sadia e suo figlio si incamminarono mano nella mano verso il mercato. La donna non era allegra come tutti gli altri perché, da quando era morto il marito, non c'erano mai soldi a sufficienza per comprare il cibo, per i vestiti di Nasir e per i suoi libri di scuola. Ma quel giorno madre e figlio decisero di dimenticare per un po' la tristezza e di godersi lo spettacolo del mercato e del paese in festa. Stavano guardando una bancarella stracolma di fiori dai mille colori quando arrivò vicino a loro un venditore che portava con sé un grande cesto traboccante di pere. Erano verdi e gialle, con la buccia lucente, il profumo delicato e un aspetto davvero invitante e goloso. Faceva un gran caldo, come succede spesso di giorno in Afghanistan, e Nasir, con l'acquolina in bocca, chiese alla madre di comprargliene una di pera. Non potevano permettersi questi lussi, ma Sadia decise di accontentare il figlio e scelse per il suo bambino il frutto più bello e maturo. In un attimo molta gente si accalcò intorno al fruttivendolo e nel cesto rimasero pochissime pere. Mentre il bambino addentava il frutto con gusto, si fermò vicino a loro un vecchio mendicante. Era magro e vestito di stracci e disse al venditore con voce malferma: «Sono affamato e assetato, ma non ho denaro. Ho visto che oggi hai fatto buoni affari. Mi regaleresti per favore una delle tue ultime pere? Che una piccola piccola, o che comincia già a marcire sotto questo sole. Te ne prego». Il venditore lo guardò infastidito e gli rispose in malo modo: «Non sono certo qui per nutrire i mendicanti. Se non hai soldi, non ti do nessuna pera. Vattene!» E fece il gesto di cacciarlo via. Sadia aveva assistito alla scena e provò una gran pena per il mendicante. Allora, benché fosse povera quasi come lui, prese un soldo e comprò una pera per il vecchio. Questi la ringraziò e mangiò il frutto, avendo cura di conservare i semi uno ad uno. Chiamò Sadia e Nasir vicino a sé, scavò un buco nella terra, vi pose i semi e li ricoprì delicatamente. Poi si mise ad aspettare. Tutti coloro che erano lì intorno, compreso il venditore, osservavano la scena, chi con attenzione e curiosità, chi con derisione e scherno. Improvvisamente spuntò dalla terra un piccolo germoglio che divenne in pochissimo tempo un alberello con fusto e foglie. L'alberello crebbe e in un attimo mise i fiori che poi appassirono e divennero frutti, prima piccoli e verdi, poi sempre più grandi e dorati. Il mendicante colse dall'albero le pere e ne regalò una a tutti i presenti, mentre l'albero meraviglioso pian piano si faceva piccolo piccolo fino a scomparire. Poi il vecchio diede un seme a ciascuno e raccomandò loro: «Quando vorrete dei frutti buoni come queste pere, piantate i semi, ma dovrete dividere i frutti con tutti i vicini, gli amici, gli sconosciuti, i viandanti». Così disse e in un momento, come era venuto, il mendicante scomparve nel nulla e se ne andò, mentre nell'aria si spandeva un leggero profumo di pere e di fiori.